È passata nella mattinata di oggi la Pina del Po, ingrossato dalle piogge di questi ultimi giorni. Alle 10 il grande fiume ha raggiunto i 6,51 m. Nel primo pomeriggio di ieri il Comune aveva disposto la chiusura di via Nino Bixio, nel tratto compreso tra le due società canottieri. Secondo le previsioni dell'amministrazione comunale, la strada sarà riaperta domani in tarda mattinata, quando le acque del Po saranno completamente defluite e Iren avrà portato a termine la necessaria pulizia della sede stradale. Limitati i danni causati dalla piena, nella tarda serata di ieri la furia dell'acqua ha sradicato un pontile lungo 40 metri ormeggiato a Roncarolo, trascinandolo fino allo sbarramento di Isola Serafini, dove sono intervenuti i vigili del fuoco con l'utilizzo di un autogru. Allagate anche le aree golenali lungo tutto l'asse del fiume. Una piena che oltre alla preoccupazione che l'accompagna sempre in queste occasioni, ha regalato anche immagini spettacolari come quelle che state vedendo immortalate questa mattina a Sarmato.